Canto 16. Il buio dell'inferno o quello di una notte senza le luci delle stelle o della luna e ottenebrata quanto più possibile da nuvole sotto un ristretto spazio di cielo non stesero mai sui miei occhi un velo così denso come quel fumo che ivi ci avvolse, né così pungente al sentirlo ai sensi, tanto che l'occhio non sopportò di stare aperto. Allora la mia guida, intelligente e sicura, mi offrì la sua spalla, assicurandomi un migliore cammino verso la libertà. Così come un cieco va dietro la sua guida per non smarrirsi o per non urtare qualcosa che gli faccia male o lo ferisca o anche lo uccida, io me ne andavo per quell'aria sgradevole e nera, ascoltando il mio maestro che continuamente diceva: «Bada di non separarti da me!» Io sentivo voci ed appariva chiaro al mio udito che ciascuna stesse pregando l'agnello di Dio per avere pace e misericordia. Sempre agnello di Dio era il loro inizio. In tutte le anime era una medesima preghiera ed un medesimo tono musicale, tanto che all'udito appariva tra di esse la più assoluta armonia. «Maestro, sono spiriti quelli che io sento pregare!» dissi. «Dici la verità, ed essi vanno espiando il peccato dell'ira!» «E tu chi sei, che attraversi questa nostra densa aria e cupa e tenebrosa, e parli di noi come se tu non fossi uno spirito, e come se tu misurassi ancora il tempo umano secondo i mesi, dandogli un valore che per le anime non ha più, e come se insomma tu fossi ancora vivo!» Fu detto questo da una voce, per cui il maestro mi disse: «Rispondi e domanda se da qui si può salire.» «Oh, creatura che sei qui per purificarti dai tuoi peccati, per tornare poi perfetta a colui che ti creò. Se mi accompagni o mi aiuti, udirai una cosa che ti farà tanto meravigliare.» «Io ti seguirò per quanto mi è concesso, e se questo denso fumo non permetterà a noi di vederci, ci terrà uniti l'udito.» Allora io cominciai a parlare. «Salgo in questo luogo con quel corpo che solo la morte dissolve, e sono giunto qui dopo aver visitato i dolori dell'inferno. E se è vero che Dio mi ha pietosamente accolto nella sua grazia e protezione particolare, tanto che mi ha concesso di visitare l'intera sua corte celeste in modo del tutto insolito, essendo ancora vivo, ed in questi tempi così perversi per la corruzione del mondo e lontani dalla grazia di Dio in generale, allora non mi nascondere chi tu fossi in vita. Raccontami di te e dimmi se io sono sulla strada giusta, e le tue parole siano le nostre guide per salire ancora e raggiungere il passaggio al quarto girone.» «Fui Marco e mi chiamai Lombardo. Conobbi il mondo e fui un amatore e cultore di quella nobiltà virtuosa medievale oggi perduta ed abbandonata da tutti e da cui oggi nessuno più tende. Comunque sappi che per salire devi proseguire direttamente per questa via. Però ti imploro di pregare per me quando sarai giunto in paradiso.» «Mi impegno verso di te, con giuramento a fare ciò che mi chiedi. Ma sono anche tormentato, oppresso da un dubbio di cui devo liberarmi. Prima, parlando con Guido del Duca nel precedente girone degli invidiosi, il mio dubbio proveniva da quello che mi diceva una sola persona, cioè Guido. Ora però, qui in questo luogo, il dubbio si è duplicato in seguito alla tua affermazione identica alla sua, e ciò mi rende quindi certo del grave problema relativo all'attuale corruzione del mondo terreno. Quindi il mondo è certamente spoglio di ogni virtù, come tu mi dici chiaramente, e gli animi sono pieni di malvagità, e di malvagità sono piene anche le azioni esterne degli uomini. Ma perché? Ti prego di indicarmi la causa di tutto questo, in modo che la possa capire bene e la possa mostrare e rivelare agli uomini sulla terra. Infatti alcuni attribuiscono questa causa addirittura agli influssi degli astri ed altri agli uomini stessi.» Marco Lombardo, prima di rispondermi, emise un profondo sospiro che il dolore trasformò in un lamento. Poi cominciò a dire:
Fratello, il mondo è cieco e tu vieni proprio da lui. Voi, che vivete ancora nel tempo, attribuite continuamente agli influssi celesti la causa di tutto, come se tutto quello che accade in terra dipendesse sempre dal cielo. Se questo fosse, in voi sarebbe completamente distrutto il libero arbitrio, cioè la libertà di scegliere fra il bene o il male, e non sarebbe quindi giusto avere il merito della beatitudine per le opere buone ed avere il castigo della dannazione per le azioni malvagie. Le influenze celesti danno i primi impulsi alle azioni umane, e neppure a tutte. Ma anche se fosse così, vi è comunque dato il lume della ragione per distinguere il bene o il male, ed anche il libero arbitrio di scegliere l'uno o l'altro. E questo libero arbitrio, se da prima dura fatica e da difficoltà nel combattere gli influssi celesti e nel dominare gli influssi naturali pericolosi, poi però, se si nutre e si fortifica nell'esercizio e nell'uso delle virtù positive, riesce a vincere e trionfare. Ecco allora che voi uomini, pur rimanendo liberi, cioè senza perdere il vostro libero arbitrio, dipendete comunque, ma in una vasta gradualità di rapporti, da Dio, che è una forza ben più potente ed ha una natura assai più perfetta che non sia quella dei cieli e dei loro influssi. E questa potenza e questa natura divina crea in voi l'anima intellettiva, con la sua potenza di conoscere e la sua potenza di volontà. Perciò, se gli uomini che vivono nel mondo si allontanano dalla retta via della virtù, la causa è solo in loro, e dentro di loro si è ricercata, e non negli influssi degli astri. Ed ora te lo dimostrerò ancor più chiaramente. L'anima, del tutto priva di discernimento e di comprensione e di dottrina, esce dalle mani di Dio, che con amore la contempla, ancora prima di esistere, simile ad una fanciulla ingenua che si comporta come i bambini, ora ridendo, ora piangendo, senza una precisa ragione. In verità, però, poiché essa è stata creata da Dio, che è somma letizia, per istinto naturale si volge a ciò che la diletta. Essa gusta dapprima i beni terreni, e qui cade in inganno e corre dietro ad essi. Se non guida un freno, non guidano sulla retta via il suo amore. Per questo fu necessario porre leggi come freno agli appetiti degli uomini, e fu necessario creare l'autorità di un reggitore che fosse in grado di distinguere la giustizia, la torre, del mondo ideale, la vera città. Quindi le leggi ci sono, ma chi le fa osservare? Nessuno, perché il Papa che va innanzi al gregge e lo guida, usurpando il potere dell'imperatore, è capace di interpretare, ruminare, la scrittura, ma non possiede il retto discernimento del bene e del male nell'amministrare la giustizia. Per questo la gente che vede il Papa come una sua guida spirituale tendere soltanto al bene mondano, del quale del resto anch'essa è desiderosa, non si preoccupa certo di altri beni come quelli celesti. Puoi quindi ben comprendere che la vera causa che ha reso il mondo corrotto è la mala guida del pontefice e non la natura umana che voi credete venga corrotta ed alterata dagli influssi del cielo. Roma, che rese il mondo sereno e sicuro, organizzando la monarchia universale, soleva avere, ovviamente dopo l'avvento del cristianesimo stesso, due soli, il papato e l'impero, cioè la strada della felicità spirituale e di quella materiale. L'un sole, il papato, ha soppresso l'autorità dell'imperatore. E la spada, cioè l'autorità temporale, è congiunta con il pastorale, simbolo dell'autorità religiosa. Quindi necessariamente due poteri confusi assieme vanno male e sono la causa prima della corruzione del mondo. Infatti vanno male, perché essendo uniti per forza nelle stesse mani, non vi è più il controllo reciproco dell'uno sull'altro. E se non ci credi, guarda quali sono i risultati, cioè la spiga di questo grano, perché ogni pianta si riconosce dal frutto che dà. Nella Lombardia irrigata dal Po e dall'Adige solevano trovarsi nobiltà d'animo e costumi gentili, prima che Federico II avesse contrastato con le chiese e le città guelfa.
Ora invece può passare per queste regioni chiunque, senza timore, anche coloro che non essendo persone per bene credessero eventualmente di sentirsi in soggezione per dover parlare o intrattenersi con qualcuno onesto, dal momento che tanto li troverebbero invece solamente gente poco per bene come loro. Allora, trovando persone peggio di loro, non dovranno certo vergognarsi. Certo, vi sono ancora tre vecchi, attraverso la cui figura e condotta la vecchia generazione rimprovera la nuova, ed anche a loro stessi pare che Dio tardi a chiamarli a miglior vita. Currado da Palazzo, il buon Gherardo da Camino ed infine Guido da Castello, della famiglia dei Roberti di Reggio Emilia, meglio conosciuto con il soprannome francese il semplice Lombardo, nel senso di onesto, leale e generoso, per distinguerlo dal Lombardo, che per i francesi significa l'italiano di ogni regione ed anche sinonimo di furfante e strozzino. Puoi ormai concludere che la Chiesa di Roma, per la confusione che fa in sé dei due poteri, cade nella vergogna e disonora se stessa ed il peso del potere civile, che si è voluto addossare, usurpandolo. Oh, Marco mio, hai esposto il tuo pensiero molto logicamente. Ed ora comprendo anche perché i Leviti, quale tribù ebraica destinata al sacerdozio, dovendo attendere ad un così grande compito, furono esclusi dal possesso ereditario delle terre di Canaan, che Dio distribuì a tutti gli altri ebrei. Ma dimmi, chi è quel Gherardo che tu dici essere rimasto in vita come esempio della virtuosa generazione ormai spenta, in rimprovero la generazione presente che vive viziosamente? Io non capisco le tue parole, o tu vuoi in qualche modo provocarmi per tenermi qui a parlare ancora? Mi rispose Marco un po' urtato. Poiché, pur essendo tu toscano, come sembra anche dal tuo accento, dimostri invece di non conoscere proprio nulla del buono e valente Gherardo da Camino. D'altra parte io non lo conosco con alcun altro soprannome, se non magari, se questo ti può aiutare a capire, come il padre di Gaia. Dio sia con voi, perché ora devo lasciarvi. Vedi infatti quella luce attraverso il fumo già farsi bianca, perché lì vi è un angelo, e quindi ora io devo tornare indietro, prima che gli sia proprio davanti, poiché io non sono ancora degno, e non mi sono ancora purificato dalla predisposizione all'ira, della quale, devo ammettere, ti ho offerto ora un esempio, essendomi spazientito. Così Marco Lombardo mi lasciò e non volle più ascoltarmi.